Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta della bellissima isola di Procida, capitale italiana della cultura nel 2022. Il comune, che conta poco più di 10.200 abitanti, è un vero inno all'autenticità e alla bellezza. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Procida! E con gioia iniziamo il nostro itinerario a Procida con il sindaco Raimondo Ambrosino, capitale italiana della cultura 2022, la cultura non isola. E c'è da dire che Procida accoglie tutti già da tempo. Eh sì, in fin dei conti il mare che circonda Procida è sempre stato un elemento per unire le persone, quindi abbiamo costruito nei secoli relazioni, a partire dai Micenei che furono qui 15 secoli prima di Cristo, e quindi a partire da quel momento i procidani sono sempre stati un popolo di naviganti innanzitutto, che hanno quindi costruito relazioni con tutto il Mediterraneo. Basti vedere anche la nostra architettura, che è quella tipica del Mediterraneo, e quindi testimonianza che questo è stato un popolo sempre unito a tanti altri e che il mare non è stato un elemento di divisione, ma sempre costante nella storia di grandi unioni con tutte le altre nazioni. Un'isola con tanti porti. È vero, alla fine Procida assomiglia anche a una mano, qualcuno la paragona a una mano se la si guarda dall'altro morfologicamente, e quindi tutte queste insenature, delle quali qualcuna è porto, perché poi l'isola è molto bassa, degrada a mare dolcemente, quindi laddove c'erano alcune spiagge nel corso dei secoli sono stati costruiti dei porti. Noi ne abbiamo tre, per un comune così piccolo di poco meno di 4 km quadrati credo che sia proprio un record. E guardando dall'altro i nostri porti, in modo particolare quello di Marina Grande, sembra quasi un abbraccio ulteriore al mare, proprio a dimostrazione della grande identità e cultura marinara che c'è in questo paese. Il gonfalone riassume un po' quello che è Procida. Il gonfalone è un po' l'eredità di una famiglia che è stata feudataria di Procida, i Davalos, che avevano questo simbolo delle tre torri, che era proprio un simbolo della loro famiglia, a dimostrazione che Procida è sempre stata vissuta. Quindi, come tutto il resto del Regno di Napoli, alla fine del Cinquecento furono costruite tantissime torri di avvistamento per potersi difendere dai saraceni, e quindi noi abbiamo voluto sottolineare questa memoria eleggendo a gonfalone il simbolo della famiglia che di più ha potuto tenere Procida tra i suoi possedimenti. Palazzo Davalos è poi stato rinominato carcere, chiaramente, perché per tanti anni della sua storia quella struttura di terra murata è stato riadibito a carcere. Però noi negli ultimi anni stiamo cercando di recuperare la memoria storica del Palazzo Davalos, proprio perché riteniamo di farlo rivivere, rigenerare secondo la sua antica vocazione. Era un luogo di gioia e alla fine è stato per tanti anni un luogo di pena, ma noi lo vogliamo riscattare e fare in modo che ricominci ad essere un luogo di incontro al servizio della comunità, per la cultura, per il sociale, per tutto ciò di bello che vogliamo realizzare sull'isola. Possiamo dire che siete diventati anche l'esempio per i piccoli comuni, perché per la prima volta una piccola cittadina è capitale italiana della cultura. Eh sì, un esempio di riscatto per tante piccole realtà. Non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia è fatta da 8.000 comuni, la stragrande maggioranza medio-piccoli, quindi l'Italia è conosciuta all'estero chiaramente per le sue grandi città d'arte, Napoli, Venezia, Roma, Firenze, però la bellezza dell'Italia, lo scrigno a volte non conosciuto, è rappresentato da quei
tanti comuni piccoli che noi cerchiamo di mettere in evidenza, così come Procida credo che cercheremo di mettere un po' di luce, un po' di attenzione anche sul comprensorio dei Campi Flegrei, perché ci sono delle realtà architettoniche, archeologiche, naturalistiche eccezionali che vanno solo conosciute. Un'ultima domanda, qual è il consiglio che lei dà al turista che arriva qui per meglio leggere l'isola di Procida? Il turista che viene qui deve innanzitutto immergersi, credo, passeggiando a piedi, cercando di passeggiare a piedi per le nostre strade, cercando di cogliere gli scorci, l'architettura tipica, i paesaggi, gli odori. Quello che c'è a Procida in primavera è un profumo eccezionale, perché in fin dei conti ogni casa comunque coltiva il suo giardino e ci sono dei profumi di arancio o degli altri fiori della primavera che veramente sono eccezionali. Quindi per godere appieno Procida bisogna immergersi, e per immergersi bisogna percorrere a piedi per trovare tutte quelle sfaccettature che questo paese ha, e a volte a una visita approssimativa non si colgono. Grazie Sindaco, grazie. Noi adesso ci spostiamo per incontrare il parroco della Chiesa Madre di Procida. Adesso siamo all'interno dell'antica abbazia dedicata a San Michele Arcangelo, oggi parrocchia di San Michele Arcangelo, e con noi c'è Monsignor Michele Del Prete, che è il parroco, poi anche parroco della parrocchia di Santa Maria Annunziata. Ci presenti la comunità cristiana di Procida. La comunità cristiana di Procida, per antichissima tradizione, anche dagli scritti, è stata sempre una comunità cristiana, ma già dei primi secoli. Si parla addirittura di una piccola comunità, si parla del VI secolo addirittura. Poi è un popolo Procida che è legato molto alle tradizioni e le vive intensamente, oltre alla tradizione dell'Arcangelo Michele, perché qui all'inizio era una sola parrocchia e tutte le altre dipendevano da questa chiesa madre di Procida, anzi prima ancora dalla cattedrale dell'isola, che dipendeva direttamente da Roma. E abbiamo 8 parrocchie e il momento principale di quest'isola è la Pasqua, che sono 4-5 giorni di intensa spiritualità. Devo dire che la gente è legata alla propria parrocchia. Procida, su quanto alla carità, è un'isola che lo fa, veramente la fa bene. La fede della popolazione è evidente soprattutto dalle grandi opere che ci sono. Sì, sì, ripeto, la fede è una fede tradizionale, però è legata, però ci interessiamo anche continuamente, per esempio, al futuro, stiamo attenti a dare quelle che ci dice la Chiesa, il Concilio Vaticano II, quelle che ci dice il Vescovo, cerchiamo nemmeno di attuarle. Per me c'è un popolo che ascolta, e alcuni hanno un po' di pazienza, più gli anziani, ma il resto penso che... E San Michele Arcangelo è il patrono di tutti? È il patrono di tutta l'isola, infatti qui il nome principale è Michele, c'è stato il suo nome proprio, spesso mi giro perché anche a volte mi chiamano Michele e quindi... C'è questa tradizione antichissima e si festeggia due volte all'anno, l'8 maggio, che ricorda l'apparizione di San Michele su Gargano, e poi il 29 settembre. E l'8 maggio c'è una processione per tutta l'isola di Procida e il 29 settembre invece una piccola processione che si affaccia sulla Marina Corricelle per benedire il popolo di Procida. Vogliamo dire qualcosa sulla catechesi, perché so che è molto curata? Sì, noi qui a Procida abbiamo addirittura 5 anni il catechismo dei bambini, dalla prima elementare fino alla quinta elementare. Poi la quinta elementare i bambini preparati ricevono la prima comunione. Poi si preparano per 3 anni, alla terza media ricevono la cresima. Poi ci stanno gli altri, naturalmente, che vengono così, allora bisogna fare un po' degli incontri particolari, non dei corsi, perché danno fastidio queste parole nella chiesa dei corsi, ma degli incontri particolari per chi è adulto, per chi è giovane, lì
c'è un altro modo diverso di fare praticamente, l'approccio è diverso. L'anno scorso ho fatto un'esperienza, sono andato io nei bar e nei locali a prendere i giovani che volevano fare la cresima. È stata molto bella un'esperienza, mi sono messo in discussione, ho detto voglio vedere che faccia fa sta gente quando mi vede nei locali pubblici, bar, ristorante, stupretta, cosa va facendo. E allora per me è stata una bella esperienza anche alla mia età. In conclusione, qual è il messaggio del parroco all'isola, alla cittadinanza e anche ai tanti turisti che verranno a Procida? L'accoglienza. L'accoglienza è l'unica pagina bella che noi possiamo lasciare nel cuore di questi turisti. Non dare la casa, prendere i soldi e via. Dobbiamo capire che questa gente, quando va via, dobbiamo lasciare un buon segno. Sono stato a Procida, ho goduto una bella estate. Questa è la cosa più bella che possiamo augurare a tutti. Grazie parroco per la sua gentilezza. Noi adesso continuiamo il nostro itinerario e andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali di Procida. La splendida cornice della Baia di Chiaiolella con il ristoratore Renato Iovine. Buongiorno. Andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali di Procida, soprattutto iniziamo con il prodotto principe. Il limone, che è il prodotto principe dell'isola di Procida, che fa 3 fioriture all'anno e quindi è reperibile per la maggior parte dell'anno. Dal limone noi cerchiamo di sviluppare un po' tutto, dai dolci ma anche passando per gli antipasti, passando anche per qualche primo, e il primo prodotto proprio del limone è l'insalata di limone, ottenuta con i limoni dove c'è la parte bianca, l'albedo, molto più spessa, che in effetti è quella che poi dà la dolcezza e riduce l'acidità stessa del limone. Viene condita con olio, sale, menta e peperoncino e cipolla fresca. Il limone lo ritroviamo anche nelle alici, le semplici alici che vengono pescate in mattinata. Vengono eviscerate, spinate e poi messe a marinare con limone, peperoncino e un filo di olio extravergine di oliva, quindi una marinatura semplice che però va consumata in giornata. Altro prodotto ancora classico della terra procidana è il carciofo, che lì lo vediamo in una versione indorata e fritta, quindi il cuore del carciofo pulito, passato nella farina, nell'uovo e poi semplicemente fritto. Altra versione del carciofo è ancora quello là arrostito, che viene fatto ripieno con peperoncino, sale grosso, prezzemolo, aglio fresco messo nel cartoccio e poi sulla brace. Per tornare invece ai piatti di mare abbiamo il tonno, che in questo caso è una scapece di tonno con cipolla brusata, e noi vicino l'accompagniamo con una marmellata, indovinate un po' di cosa, di limoni. Tornando sempre all'altro pesce povero che sono le alici, un prodotto che faceva mia madre e che continuiamo noi orgogliosamente a fare sono le polpettine di alici. Classico impasto da polpetta, qui la carne viene sostituita col filettino di alici e servita con una salsa al pomodoro fresco. E poi abbiamo il coniglio. E poi abbiamo il coniglio, che è il prodotto principe di tutte le isole, direi. Coniglio alla cacciatora, coniglio alla procidana, coniglio all'ischitana. Più o meno il procedimento è sempre lo stesso, viene prima stufato col vino bianco e poi dopo vengono aggiunti i pomodori. Dicevo a una mia vecchia amica di scuola, dimmi come prepari il coniglio e ti dirò chi sei, perché in effetti esiste una ricetta di coniglio diversa tra casa e casa. Ritornando a limoni e per finire il giro dei piatti arriviamo ai dolci, dove abbiamo un semifreddo al limone con un crumble di mandorle e poi il sorbetto al limone. Sorbetto granita, ci sembra che siano la stessa cosa, ma sono due cose distinte e separate. La granita viene preparata con una quantità di acqua maggiore e con il limone che non viene passato, il sorbetto invece. Il limone, oltre che premuto, viene passato quindi con un colino, la quantità di acqua è minore, la cosa fondamentale è preparare acqua e zucchero, quindi lo sciroppo di zucchero, che poi ti aiuterà a renderlo così soffice e cremoso, e insomma viene montato come un sorbetto e non viene freddo e granuloso come appunto può essere una granita. Che cos'è per lei Procida? Procida per me è la mia casa, è il mio luogo, è il mio posto al quale non mi staccherei mai. Ho pensato tante volte di provare a fare qualcosa di diverso al di fuori di Procida. Ci ho provato anche con delle stagioni invernali fatte in altre località per provare anche un'esperienza diversa, ma c'è poco da fare. Cioè, se sto 15 giorni lontano da questo scoglio non devo tornare, non riesco a starci lontano. Grazie al signor Renato e quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Procida. Thank you.
Procida, capitale italiana della cultura 2022, e la cultura va di pari passo con l'ambiente. Quindi siamo con Antonino Miccio, che è il direttore della riserva marina protetta Regno di Nettuno. Allora, presentiamo quest'altra eccellenza del territorio. Sì, Procida ricade per quasi due terzi dell'area marina protetta del Regno di Nettuno, che protegge 11.000 ettari di mare tutto intorno alle due isole Flegree. Lo Stato ha deciso di istituire l'area marina perché questo mare, questi fondali hanno delle caratteristiche di estrema importanza dal punto di vista degli habitat. Abbiamo 1.600 ettari di posidonieto, che è un habitat prioritario per la comunità europea, e poi il coralligeno, e poi le formazioni vulcaniche. E strano a dirsi, perché non molti lo sanno, anche un'area destinata al passaggio dei cetacei, perché verso il canyon di Kuma c'è la presenza del passaggio anche dei grandi cetacei, appena a nord del Golfo di Napoli. Quindi c'è veramente una varietà ambientale, una biodiversità e delle caratteristiche ambientali e culturali di notevolissima importanza. Quindi possiamo fare l'invito a tutti i turisti che arriveranno per Procida, capitale della cultura, a scoprire anche l'aspetto naturalistico. Assolutamente, scoprire l'aspetto naturalistico mettendosi anche solo la maschera e facendo un tuffo, perché solo in snorkeling già si vedono delle cose bellissime. E per chi ha la fortuna di saper immergersi anche là subacquea, ma anche passeggiare per queste strade, queste stradine, e vedere che effettivamente c'è ancora tanta natura. Grazie direttore, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Procida. E adesso con Rossella Florentino andiamo a visitare uno dei luoghi storici di Procida, Palazzo d'Avalos. Vediamo un po', ci racconti qualcosa di questo importante luogo? Certo, prima di tutto, perché Palazzo d'Avalos è così importante? Perché in realtà in un unico luogo racchiude la storia di tutta l'isola di Procida, dalla seconda metà del Cinquecento fino ai giorni nostri. Abbiamo un sito che nasce e viene costruito dal cardinale Innico d'Avalos nel lontano 1560 e che aveva l'intento di essere una fortezza dall'esterno e uno splendido palazzo nobiliare all'interno. Questa è stata la prima vita del palazzo. Dopodiché, a partire dalla seconda metà del Settecento, quando i Borbone decisero di farne un palazzo reale, il palazzo d'Avalos ha ospitato per decine e decine di anni il re con tutta la sua corte, che si spostava sull'isola di Procida per cacciare, in quanto l'isola era piena di fagiani e conigli. E poi successivamente, a partire dal 1830, questo splendido palazzo fu svuotato di tutto quello che era di adorno e venne trasformato in carcere. Quindi immaginate, degli splendidi saloni che erano qui alle mie spalle, sono stati trasformati in celle che ospitavano decine e decine di detenuti, ogni tipologia di detenuti. Quindi questo palazzo in realtà ha avuto una storia molto molto particolare, che vi consiglio quindi di venire a vedere sicuramente, perché racconta tante storie e la storia della nostra isola al tempo stesso. Voi con la vostra associazione Palazzo d'Avalos curate le visite, poi si arriva al terrazzo e sì, c'è qualcosa di spettacolare. Sì, sì, dove c'è una vista a 360 gradi che abbraccia da Ischia, Capri, così come tutto il litorale dei Campi Flegrei fino al Vesuvio. Ma che cos'è Procida per lei? Procida è un angolo di paradiso in realtà. Ha i suoi pregi e i suoi difetti. Stiamo parlando comunque di un'isola che è poco meno di 4 km quadrati, però allo stesso tempo permette anche una vita in certo senso anche più lenta, dove si può dedicare anche del tempo alla bellezza a 360 gradi.
Grazie, il nostro itinerario continua e per i saluti finali andiamo ad incontrare il direttore di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. E con Agostino Riitano chiudiamo questa passeggiata a Procida. Agostino Riitano è direttore di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. Io devo iniziare con una domanda, perché Capitale Italiana della Cultura sono state sempre grandi città, ma come avete fatto a far diventare Procida Capitale Italiana della Cultura? Un piccolo comune di 10.200 abitanti. Beh, siamo partiti dalla partecipazione attiva dei cittadini dentro a quello che inizialmente era una visione e una immaginazione. Quindi siamo partiti dall'ascolto dei desideri, dalle necessità, e questi desideri e queste necessità pian piano sono diventate delle strategie. Abbiamo dimostrato una cosa semplice, che spesso ciò che è considerato piccolo e minore non è marginale. In questo caso ciò che è minore ha dimostrato di custodire una profezia, cioè la profezia di un cambiamento possibile proprio attraverso la cultura. E adesso avete dato forza anche ai tanti piccoli comuni italiani. Sì, infatti è successa una cosa straordinaria. Nei mesi in cui noi lavoravamo proprio sull'ultimo miglio, quando eravamo entrati in shortlist, tantissimi comuni italiani piccoli delle aree interne ci deliberavano un'adesione incondizionata, e lì abbiamo compreso che stavamo diventando proprio il simbolo anche delle aree interne, il simbolo di tutte quelle piccole comunità che custodiscono straordinari patrimoni e che oggi forse più che mai vogliono giocare un ruolo di protagonismo. C'è da dire una cosa, qui non ci sarà bisogno delle scenografie. La natura in questo caso è stata veramente straordinaria, e quindi il nostro lavoro è stato anche quello di riuscire a lavorare non soltanto sul patrimonio culturale materiale, ma anche sul patrimonio culturale immateriale, tutto quello che si custodisce nella tradizione orale e in tutti i rituali presenti sull'isola da secoli. E saranno tanti gli eventi che caratterizzeranno Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. Sì, saranno tanti gli eventi e tutti compatibili, perché la nostra precisa intenzione è quella di non trasformare l'isola in un eventificio, ma di riuscire a essere in coerenza con lo spirito e la natura dell'isola. Quindi per noi la cultura non è soltanto una questione di intrattenimento, ma la cultura è essenzialmente una questione di legame. Oggi più che mai il tema della nostra candidatura, la cultura non isola, è un motto popolare, perché abbiamo fatto l'esperienza dell'isolamento e abbiamo compreso nel semplice quanto il legame è il fatto culturale più essenziale. E per questa ragione lavoreremo affinché la cultura possa rammendare tutti quei legami che si sono sfrangiati anche in questa pagina complessa della nostra storia contemporanea. Vuole dare qualche anticipazione per quanto riguarda In realtà anticipiamo il fatto che il nostro programma culturale non è organizzato per generi. Non abbiamo il programma del teatro, del cinema, della letteratura, ma abbiamo 5 sezioni tematiche. Sono 5 verbi, tutti verbi che iniziano con la I, e sono tutti verbi che sono innescati dalla cultura. Quindi il verbo inventare, quindi è Procida inventa, Procida ispira, Procida innova, Procida impara e Procida include. E dentro questi 5 verbi ispirati proprio dalla cultura declineremo tutto il nostro programma culturale. Con tutte le persone che ho incontrato durante l'itinerario si parla sempre di accoglienza. Procida è senz'altro un'isola che accoglie.
Procida è un'isola che accoglie e al tempo stesso include. Accoglie perché l'accoglienza è insita dentro la cultura delle genti del Mediterraneo, in particolar modo in questa comunità, che è una comunità che è apparentemente isolata, perché poi è gente di mare, gente che ha conosciuto il mondo, che ha portato il mondo a Procida. Si contano circa 20 nazionalità differenti rappresentate sull'isola. Quindi un'accoglienza, ma al tempo stesso un'inclusione. Una di queste esperienze, ad esempio, è il fatto che l'isola di Procida è stata forse la prima piccola isola italiana a scegliere di aprire uno SPRAR per accogliere i migranti e i rifugiati. Sarà un 2022 vivo in tutte le stagioni? Sì, cercheremo proprio di destagionalizzare il nostro programma e di allungare la stagione turistica. Saranno 300 giorni di attività, quello che possiamo dire è che stiamo cercando di lavorare proprio per inaugurare il 22 gennaio del 2022 sino a dicembre del 2022. Chiudiamo con l'invito. Certo, venite tutti a Procida, ma soprattutto venite in punta di piedi e in ascolto. Grazie direttore, chiudo allora con il vostro slogan: la cultura non isola, Procida vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per quanto riguarda il sito di Borghi d'Italia per gli approfondimenti, tv2000.it/Borghi d'Italia, buone passeggiate a Procida, capitale italiana della cultura 2022. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.